Carmine Abate, ormai un ospite fisso dei martedì letterari sanremesi, quest'oggi al Casinò di Sanremo presenta il suo libro Il Cercatore di Luce. Sì, non so se è la quarta o la quinta volta che vengo qua ed è un luogo che tra l'altro mi porta sempre fortuna, quindi sono davvero contento di ritornare e presentare questo libro che è particolare perché la storia, una storia dei giorni nostri intrecciata però alla vita del grande pittore Segantini, Giovanni Segantini. La storia comincia un giorno d'estate quando nella baita di famiglia un bambino che si chiama Carlo Adami trova un quadro misterioso che raffigura una giovane donna che tiene un bambino stretto tra le braccia e il bambino si chiede chi sono questi due personaggi. Lui è convinto che si tratta della madre e addirittura di se stesso bambino. E invece la momma, la nonna paterna, gli racconta una storia straordinaria che ha appunto per protagonista, Giovanni Segantini, che ha conosciuto il nonno del bambino alla fine dell'Ottocento. Ecco, c'è qualche riferimento ai giorni nostri, alla storia recente, quanto contemporanea? Sì, appunto, c'è un grande tema di grande attualità che rende il libro appunto anche come tematica molto ma molto attuale, ed è il tema dell'ambiente. Una delle parti del libro che è diviso in tre parti, come il trittico della natura di Segantini, la vita, la natura, la morte, ecco, la parte centrale si intitola proprio La natura ed è il concetto che ha di natura Segantini, che la rispetta al punto che dice in una delle sue lettere: io mi inginocchio di fronte a un filo d'erba, a un fiore, e questo concetto che ha Segantini della natura, così rispettoso, viene inculcato a questo bambino che si trova ai giorni nostri a dover affrontare la distruzione della natura, perché proprio nel paese, tra l'altro una storia vera, in cui vivo io attualmente, che si chiama Besanello, doveva sbucare alla fine degli anni 90 un'autostrada che doveva appunto bucare la montagna per 13 chilometri e sbucare tra l'altro sopra casa mia. E questo bambino con la sua comunità lotta, fa di tutto perché questa autostrada, che addirittura doveva essere gratis per la comunità, questa autostrada avrebbe distrutto tutto l'ambiente, avrebbe inquinato tutta la valle che si chiama Valle Agarina e nello stesso tempo avrebbe creato tanti, diciamo, problemi di tipo ambientale, no? E quindi tutta questa lotta per preservare la natura è legata veramente a Segantini, che la rispettava così tanto e che la descrive per quella che è diciamo, il bene nostro più prezioso, no? Che noi dovremmo difendere da chi per guadagnarci, per le proprie tasche, invece non la rispetta. E lei pensi che questa autostrada avrebbe fatto guadagnare, diciamo, agli automobilisti semplicemente un quarto d'ora, 20 minuti per arrivare dal Veneto, diciamo, in Trentino. E invece, però, se fosse stata realizzata, avrebbe avuto una ricaduta tremenda sul territorio.